Noi siamo collegati al telefono con il procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia. Buon pomeriggio. Ingroia, che cosa la preoccupa di più da queste dichiarazioni che lei ha fatto oggi? La condanna di Mario Monti nei confronti appunto dell'operato della Procura di Palermo oppure l'annuncio che il governo interverrà in materia di intercettazioni? No, evidentemente la mia preoccupazione principale riguarda la legge sulle intercettazioni, perché sappiamo che sta in Parlamento un disegno di legge che è già stato approvato in uno dei due rami del Parlamento, che costituisce un forte rischio nello stesso momento per l'azione antimafia e contro la grande criminalità da una parte e contro la libertà di stampa dall'altra. E quel vecchio disegno di legge che se riprendesse spazio il disegno di legge Alfano costituirebbe secondo noi sarebbe motivo di grave preoccupazione. La seconda questione, su quella insomma, non credo che il Premier non sia forse informatissimo su come si sono effettivamente svolte le cose. E l'intervento del Presidente emerito della Corte Costituzionale di ieri e di oggi, Zagrebelsky, credo che abbia un po' ridimensionato la questione e chiarito che l'azione dei magistrati di Palermo è stata perfettamente in linea con quanto prevede la legge e quanto prevede la Costituzione. Ingroia, mondo politico e magistratura, lei denuncia che negli ultimi anni si sono rincorse reciproche accuse di invasioni di campo. Lei dice che è stata la politica a sconfinare di più. La politica, da un lato, sentivamo, parla di abusi nell'uso delle intercettazioni da parte della magistratura, ma lei, non solo lei, è stato accusato anche di sovraesposizione, prendendo posizioni ed esprimendo pareri che esulano dalle sue funzioni di magistrato. Io registro e credo di avere il diritto e perfino il dovere di farlo da magistrato e da cittadino, registro in questi ultimi anni un progressivo innalzamento, diciamo, della temperatura, un surriscaldamento del clima che ha portato a fortissime tensioni e contrapposizioni dentro le istituzioni. Questo non fa bene alle istituzioni, non fa bene alla giustizia e disorienta i cittadini. Quindi credo che da magistrato, oltre che da mio cittadino, oltre che da cittadino, sia mio diritto auspicare che ci sia un clima sereno, di rispetto reciproco e di, diciamo, convergente impegno istituzionale per quelli che devono essere gli obiettivi di tutti. La magistratura ha l'obbligo di accertare la verità sui fatti delittuosi, senza guardare in faccia a nessuno. Credo che la politica debba rispettare questo ruolo della magistratura, anzi incoraggiare e sostenere la magistratura in questo compito. A sua volta, ovviamente, la magistratura non deve supplire i vuoti della politica, anche se, detto tra parentesi, spesso i vuoti della politica non sono certo colpe della magistratura, ma della politica stessa. Il procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi, ha dichiarato: "Non so se esiste una strategia politico-istituzionale per fermare la nostra azione, ma noi ci sentiamo completamente soli davanti alla mafia." Insomma, Ingroia, si ripete, per così dire, un leitmotiv che abbiamo già visto in altre fasi della storia della lotta contro la mafia. In fondo, uomini come Dalla Chiesa, come Falcone e Borsellino sono stati lasciati soli dalle istituzioni. Beh, la storia dell'antimafia e dei tanti, ahimè, caduti nella lotta alla mafia è una storia soprattutto di gravi solitudini e di colpevoli isolamenti istituzionali. I casi, diciamo, Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino sono emblematici. Diceva Falcone che si muore quando si è soli e si entra in un gioco troppo grande. Ecco, io credo che in questo momento non siamo soli, ma non c'è dubbio che siamo stati al centro di una campagna venuta da più parti e soprattutto dal mondo politico, mediatico e forse non c'è stata, diciamo, abbastanza fiducia anche dentro le istituzioni nei nostri confronti. Ma soli non siamo perché ci sono tantissimi
italiani dentro e fuori le istituzioni che sono convinti che l'obiettivo, che è quello appunto di accertare la verità sui più grandi misteri della storia del nostro paese, sia l'obiettivo primario. Il polverone suscitato dalle intercettazioni che riguardano il Quirinale, Ingroia ha in qualche maniera accelerato la sua decisione di andarsene dall'Italia. Quando comincia il suo lavoro in Guatemala per le Nazioni Unite? No, non c'è stata un'accelerazione, anzi direi al contrario, c'è stato un rallentamento, perché la proposta di incarico delle Nazioni Unite risale addirittura agli inizi dell'anno. È un incarico che avevo deciso di accettare perché è un'esperienza importante e stimolante anche di un contrasto a livello internazionale della grande criminalità organizzata. I fatti degli ultimi mesi mi hanno indotto a prorogare il periodo di mia missione in funzione, che dovrebbe avvenire insomma intorno al mese di ottobre, e quindi non c'è collegamento fra le due cose. Lei però ha detto che in questo momento sull'inchiesta della trattativa Stato-mafia, stando così le cose in Italia, non sarebbe possibile aggiungere nessun tassello in più, quindi in qualche maniera va via deluso. Beh, non nascondo che una componente, diciamo, di amarezza e di delusione nella scelta in sé di guardare a un incarico lusinghiero ed importante fuori dai confini nazionali, c'è la sensazione che l'Italia non abbia risolto il suo, diciamo così, rapporto problematico con la verità, nel senso che non si è fatto di tutto, perché se ci stasse la verità sui più gravi misteri italiani è un dato di fatto, è vero che io sono convinto, diciamo, che in questo momento il mio ruolo di pubblico ministero a Palermo è giunto in qualche modo alla fine di un ciclo, alla fine di una fase, che in queste condizioni difficilmente si possono fare dei grossi passi avanti verso la verità. Occorre un salto di qualità, un salto di reni da parte del Paese, occorre soprattutto che la politica faccia la sua parte, come ad esempio in più dell'occasione lo stesso Premier Monti ha ribadito, dover essere l'obiettivo di tutti la verità a tutti i costi. Ovviamente questo deve essere non soltanto detto, ma anche poi tradotto nei fatti. Quando il nostro paese in tutte le sue articolazioni nei fatti dimostrerà di volere la verità, possiamo fare questo vero salto di qualità, e ricordando che il nostro paese non sarà mai una democrazia completa, piena e matura fino a quando non conquisterà tutta la verità sui fatti più bui della sua storia. Grazie al procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia e buon lavoro. Grazie a voi.